Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Le invenzioni di Jagadish Chandra Bose nell'ambito della radiotelegrafia hanno preceduto quelle di Marconi. Udendo per caso questa osservazione provocatoria, mi avvicinai ad un capannello di professori impegnati in una discussione scientifica. Se fu l'orgoglio nazionale il motivo che mi spinse ad unirmi a loro, me ne rammarico, ma non posso negare il mio vivo interesse per tutto ciò che testimonia come l'India possa svolgere un ruolo di primo piano anche nella fisica, non soltanto nella metafisica. Che cosa intendete, signore? Il professore cortesemente mi spiegò. Bose fu il primo ad inventare un coesore senza fili ed uno strumento per indicare la rifrazione delle onde elettriche. Tuttavia, lo scienziato indiano non ha sfruttato commercialmente le sue invenzioni. Egli ha rivolto ben presto la propria attenzione dal mondo inorganico a quello organico. Le sue scoperte rivoluzionarie come studioso della fisiologia delle piante superano ormai per importanza perfino i risultati fondamentali da lui ottenuti nella fisica. Ringraziai gentilmente la mia autorevole guida. Egli aggiunse: il grande scienziato è mio collega al Presidency College. Il giorno seguente mi recai a visitare il luminare a casa sua, non lontano dalla mia abitazione di Gurpa Road. Da tempo lo ammiravo a rispettosa distanza. Lo schivo e severo botanico mi accolse affabilmente. Era un bell'uomo, robusto, sui 50 anni, con i capelli folti, la fronte spaziosa e lo sguardo assorto dei sognatori. La precisione del suo eloquio rivelava l'habitus scientifico di tutta una vita. Sono appena tornato da un viaggio di studio presso alcune società scientifiche dell'Occidente. I loro membri hanno dimostrato vivo interesse per i sensibili strumenti di mia invenzione che dimostrano l'inscindibile unità della vita in tutte le sue forme. Il criscografo di Bose permette di ottenere ingrandimenti di 10 milioni di volte. Il microscopio, che consente appena qualche migliaio di ingrandimenti, ha dato un impulso fondamentale alle scienze biologiche. Il criscografo apre prospettive incalcolabili. Avete fatto molto, signore, per accelerare l'incontro fra Oriente ed Occidente nell'abbraccio impersonale della scienza. Ho compiuto i miei studi a Cambridge. Quanto è ammirevole il metodo occidentale di sottoporre qualsiasi teoria ad una scrupolosa verifica sperimentale. La procedura empirica è andata di pari passo con il dono dell'introspezione che ho ereditato dall'Oriente. Insieme, essi mi hanno consentito di penetrare i silenzi dei regni naturali rimasti a lungo indecifrabili. Gli eloquenti grafici forniti dal mio criscografo dimostrano anche ai più scettici che le piante hanno un sistema nervoso sensibile ed una multiforme vita emotiva. Amore, odio, gioia, paura, piacere, dolore, eccitabilità, torpore ed innumerevoli altre risposte adeguate agli stimoli sono universali nelle piante tanto quanto negli animali. Il palpito unico di vita che pervade l'intera creazione poteva apparire solo una fantasiosa visione poetica prima del vostro avvento, professore. Un santo che ebbi occasione di conoscere non voleva mai cogliere i fiori. Dovrei depredare il roseto del vanto della sua bellezza? Dovrei ledere crudelmente la sua dignità con la mia brutale spoliazione? Con le vostre scoperte, le sue compassionevoli parole vengono suffragate da prove tangibili.
Il poeta conosce intimamente la verità, mentre lo scienziato vi si avvicina in modo esitante ed impacciato. Venga un giorno nel mio laboratorio a vedere l'inequivocabile testimonianza del criscografo. Con gratitudine accettai l'invito e mi congedai. In seguito venni a sapere che il botanico aveva lasciato il Presidency College e stava progettando l'istituzione di un centro di ricerca a Calcutta. Quando il Bose Institute aprì i battenti, partecipai alla cerimonia di inaugurazione. Centinaia di visitatori entusiasti affollavano l'edificio. Rimasi affascinato dalla qualità artistica e dal simbolismo spirituale della nuova sede scientifica. Il cancello d'ingresso, notai, proveniva da un antico e remoto santuario. Dietro la vasca dei fiori di loto, una figura femminile scolpita con una fiaccola in mano esprimeva il rispetto indiano per la donna quale immortale apportatrice di luce. Nel giardino vi era un tempietto consacrato al numeno, al di là dei fenomeni. La nozione dell'incorporeità divina era suggerita dall'assenza di immagini sacre. Il discorso di Bose, in questa solenne occasione, sarebbe potuto sgorgare dalle labbra di uno degli ispirati rishi dell'antichità. Oggi inauguro questo istituto non come un semplice laboratorio, ma come un tempio. La sua riverente solennità scese come un manto invisibile sulla sala gremita. Nel condurre le mie ricerche, sono stato inconsciamente indotto ad inoltrarmi nella regione di confine fra la fisica e la fisiologia. Con mio grande stupore ho visto scomparire le linee di demarcazione ed emergere i punti di contatto tra la sfera del vivente e quella del non vivente. La materia inorganica è risultata essere tutt'altro che inerte. Essa vibrava sotto l'azione di molteplici forze. Una reazione universale sembrava sottoporre metalli, piante ed animali ad una legge comune. Tutti presentavano sostanzialmente gli stessi fenomeni di fatica e depressione, con possibilità di ripresa ed esaltazione, nonché la permanente mancanza di reazioni associata alla morte. Colmo di timore reverenziale, davanti a questa meravigliosa generalizzazione, con grande speranza esposi i miei risultati alla Royal Society, risultati avvalorati da prove sperimentali. Ma i fisiologi presenti mi consigliarono di limitarmi a ricerche nell'ambito della fisica, in cui il mio successo era assicurato, invece di sconfinare nel loro campo d'indagine. Inavvertitamente ero penetrato nel territorio di un sistema di caste sconosciuto, violandone le regole dell'etichetta. Vi era anche un inconsapevole giudizio teologico che confonde l'ignoranza con la fede. Spesso si dimentica che colui che ci ha circondato con il mistero in perenne evoluzione della creazione ha instillato in noi anche il desiderio di porre domande e di capire. Dopo anni ed anni di incomprensione, sono giunto alla conclusione che la vita di chi si consacra alla scienza è inevitabilmente costellata di lotte interminabili. Spetta a lui donare la propria esistenza come un'offerta ardente, considerando tutt'uno la perdita e il guadagno, il successo e il fallimento. Col tempo, le principali società scientifiche del mondo hanno accolto le mie teorie e i miei risultati e riconosciuto l'importanza del contributo dell'India alla scienza. Potrà mai qualcosa di ristretto o circoscritto appagare la mente indiana? Grazie alla sua tradizione viva ed ininterrotta e alla sua vitale capacità di rinnovarsi, questo paese ha trovato un assetto sempre nuovo,
passando attraverso innumerevoli trasformazioni. Vi sono sempre stati degli indiani che, incuranti del plauso immediato ed esaltante del momento, hanno perseguito la realizzazione degli ideali più elevati della vita, non attraverso la rinuncia passiva, bensì attraverso la lotta attiva. Il debole che ha evitato il conflitto e nulla ha conquistato, non ha avuto nulla a cui rinunciare. Solo chi si è battuto e ha vinto può arricchire il mondo, offrendo i frutti della sua esperienza vittoriosa. L'opera già svolta al laboratorio Bose sulla reattività della materia e le inattese rivelazioni sulla vita vegetale hanno aperto amplissime prospettive di ricerca in fisica, fisiologia, medicina, agricoltura e perfino in psicologia. Problemi finora considerati insolubili sono ormai entrati nell'ambito dell'indagine sperimentale. Tuttavia, le vette del successo non possono essere raggiunte senza un rigore assoluto. Di qui la lunga serie di apparecchiature e strumenti di alta precisione da me progettati, oggi esposti all'ingresso nelle loro custodie. Essi testimoniano gli sforzi prolungati per spingersi al di là dell'apparenza ingannevole e penetrare nella realtà che rimane invisibile. L'incessante fatica, la perseveranza e l'intraprendenza necessarie per superare i limiti umani. Ogni scienziato creativo sa che il vero laboratorio è la mente, nella quale, dietro le illusioni, egli scopre le leggi della verità. Le conferenze che si terranno qui non saranno mere repliche di conoscenze di seconda mano. Annunceranno nuove scoperte che avranno trovato per la prima volta conferma sperimentale in queste sale. Attraverso la pubblicazione regolare dei lavori dell'Istituto, questi contributi indiani raggiungeranno il mondo intero. Diventeranno di proprietà pubblica. Non saranno mai protetti da brevetto. Lo spirito della nostra cultura nazionale ci impone di non profanare mai la conoscenza, sfruttandola solo per un vantaggio personale. Auspico, inoltre, che le strutture di questo istituto siano messe a disposizione, per quanto possibile, ai ricercatori di tutti i paesi. In tal modo cerco di portare avanti la tradizione del mio paese. Già 25 secoli fa, l'India accoglieva nelle sue antiche università di Nalanda e Taxila studiosi da ogni parte del mondo. Benché la scienza non sia prerogativa né dell'Oriente né dell'Occidente, ma sia internazionale nella sua universalità, l'India è particolarmente adatta ad apportarvi importanti contributi. La fervida immaginazione indiana, capace di desumere un nuovo ordine da una massa di fatti apparentemente contraddittori, è disciplinata dall'abitudine alla concentrazione. Tale freno conferisce la facoltà di mantenere la mente rivolta alla ricerca della verità con infinita pazienza. Nell'udire le parole conclusive dello scienziato, mi vennero le lacrime agli occhi. Non è forse la pazienza un sinonimo dell'India? Quella pazienza che lascia sconcertati sia il tempo, sia gli storici? Compii un'ulteriore visita al centro di ricerca poco tempo dopo il giorno dell'inaugurazione. Il grande botanico, memore della sua promessa, mi guidò nel suo laboratorio silenzioso. Applicherò il crescografo a questa felce. L'ingrandimento sarà enorme. Se lo strisciare di una lumaca venisse ingigantito nelle stesse proporzioni, la creatura sembrerebbe viaggiare come un treno espresso. Fissavo con trepidazione lo schermo che rifletteva l'ombra ingigantita della felce. Erano ora chiaramente percepibili movimenti vitali minutissimi. La pianta stava crescendo molto lentamente sotto i miei occhi affascinati. Lo scienziato sfiorò la punta della felce con una barretta metallica. La pantomima in corso si arrestò bruscamente,
per poi riprendere il proprio andamento eloquente non appena la sticciola venne ritirata. Come ha potuto vedere, ogni minima interferenza esterna è dannosa per i sensibilissimi tessuti, osservò Bose. Guardi, ora amministrerò del cloroformio e poi un antidoto. L'effetto del cloroformio bloccò la crescita. L'antidoto ebbe un effetto vivificante. I movimenti evolutivi che apparivano sullo schermo mi avvincevano più della trama di un film. Il mio interlocutore, per l'occasione nella parte del cattivo, conficcò uno strumento tagliente in una parte della felce. Il dolore venne segnalato da fremiti spasmodici. Quando poi infilzò parzialmente il gambo con un rasoio, l'ombra si agitò violentemente per poi placarsi con la punteggiatura finale della morte. Cloroformizzando preventivamente un albero enorme, sono riuscito a trapiantarlo con successo. Di solito questi monarchi della foresta muoiono assai presto dopo essere stati spostati. Jagadish sorrideva con soddisfazione, raccontando la sua manovra di salvataggio. I tracciati del mio sensibile apparecchio hanno dimostrato che gli alberi sono dotati di un sistema circolatorio. I movimenti della loro linfa corrispondono alla pressione sanguigna negli organismi animali. Il movimento ascendente della linfa non è spiegabile in base alle ragioni meccaniche addotte comunemente, quali ad esempio l'attrazione capillare. Il fenomeno ha trovato una spiegazione per mezzo del crescografo come un'attività di cellule viventi. Onde peristaltiche si dipartono da un tubo cilindrico che si estende per tutta la lunghezza dell'albero e che funge da vero e proprio cuore. Quanto più in profondità giunge la nostra percezione, tanto più evidenti risultano le prove di un piano unitario che collega ogni forma della molteplice natura. Il grande scienziato indicò un altro suo strumento. Le mostrerò degli esperimenti su un pezzo di stagno. La forza vitale nei metalli reagisce agli stimoli, sia in senso positivo che negativo. I segni tracciati dall'inchiostro registreranno le diverse reazioni. Profondamente affascinato, osservavo il grafico che registrava le onde caratteristiche della struttura atomica. Quando il professore applicò del cloroformio allo stagno, i tracciati vibratori si arrestarono. Egli somministrò una sostanza chimica velenosa. Simultaneamente, all'ultimo tremolio dello stagno, l'ago tracciò sul foglio un annuncio di morte. Gli strumenti Bose hanno dimostrato che i metalli, fra i quali l'acciaio, utilizzato per le forbici e i macchinari, sono soggetti a fatica e riacquistano la propria efficienza con un periodico riposo. La pulsazione vitale nei metalli viene gravemente alterata o perfino fatta cessare mediante l'applicazione di correnti elettriche o pressioni elevate. Mi guardai attorno nella stanza osservando le numerose invenzioni, testimonianza eloquente di un instancabile ingegno. Signore, è deplorabile che lo sviluppo dell'agricoltura su larga scala non sia accelerato da un ampio utilizzo delle vostre meravigliose apparecchiature. Non sarebbe facilmente possibile impiegare alcune di esse in rapidi esperimenti di laboratorio per indicare gli effetti di vari tipi di fertilizzanti sulla crescita delle piante? Lei ha ragione. Saranno innumerevoli gli usi ai quali le future generazioni destineranno gli strumenti Bose. Raramente gli scienziati ottengono il plauso dei contemporanei. La gioia di rendere un servizio creando è una ricompensa sufficiente. Esprimendo infinita gratitudine all'instancabile saggio, mi congedai da lui. Potrà mai esaurirsi la stupefacente fecondità del suo genio? Pensai. Essa non diminuì con il passare degli anni.
In seguito all'invenzione di uno strumento assai complesso, il cardiografo a risonanza, Bose condusse vaste ricerche su innumerevoli piante dell'India. Così si rivelò una vastissima, quanto insospettata, farmacopea di utili medicinali. Il cardiografo è costruito con precisione infallibile, al punto da indicare su un grafico la centesima parte di un secondo. Registrazioni basate sulla risonanza misurano pulsazioni infinitesimali nella struttura vegetale, animale, umana. Il grande botanico predisse che l'impiego del suo cardiografo avrebbe portato a praticare la vivisezione sulle piante anziché sugli animali. Registrazioni comparate degli effetti di un farmaco somministrato contemporaneamente ad una pianta e ad un animale hanno rivelato una sorprendente uniformità di risultati, disse. Tutto ciò che esiste nell'essere umano è stato prefigurato nella pianta. Gli studi sperimentali condotti sulla vegetazione contribuiranno ad alleviare le sofferenze umane. Anni dopo, le scoperte pionieristiche di Bose sulle piante furono confermate da altri scienziati. Sull'opera svolta nel 1938 presso la Columbia University, il New York Times scrisse: «In questi ultimi anni è stato accertato che quando i nervi trasmettono messaggi tra il cervello e le altre parti del corpo, vengono generati minuscoli impulsi elettrici. Tali impulsi sono stati misurati per mezzo di galvanometri estremamente sensibili ed amplificati milioni di volte da moderni apparecchi amplificatori. Finora non era stato individuato nessun metodo soddisfacente per studiare il passaggio degli impulsi lungo le fibre nervose negli organismi viventi animali o nell'essere umano, data l'elevata velocità a cui viaggiano tali impulsi. Cole e Curtis hanno riferito di aver scoperto che le singole cellule allungate della pianta d'acqua dolce Nitella, spesso utilizzata nei vasi dei pesci rossi, sono praticamente identiche alle singole fibre nervose. Hanno inoltre constatato che le fibre di Nitella, se stimolate, emettono onde elettriche del tutto simili, ad eccezione della velocità, a quelle delle fibre nervose degli animali e dell'uomo. Si è osservato che gli impulsi elettrici nervosi nella pianta sono molto più lenti rispetto a quelli negli animali. Basandosi su tale scoperta, i ricercatori della Columbia University hanno ottenuto riprese al rallentatore del passaggio degli impulsi elettrici nei nervi. La pianta di Nitella, dunque, potrebbe diventare una sorta di stele di Rosetta per decifrare i segreti gelosamente custoditi nella zona di confine tra la mente e la materia. Il poeta Rabindranath Tagore fu un fedele amico dello scienziato idealista indiano. Il dolce cantore bengalese gli dedicò i versi seguenti. O eremita, chiama tu con le autentiche parole di quell'antico inno detto Sama. Sorgi, ridestati. Richiama il presuntuoso che vanta il suo sciastrico sapere dalle dispute vane e pedanti, sterili. Chiama quello stolto millantatore, fallo uscire al cospetto della natura di questa vasta terra. Estendi la chiamata alla tua banda di sapienti, radunali attorno al fuoco sacrificale. Possa così la nostra India, la nostra antica terra, ritornare a se stessa, tornare al suo tenace lavoro, al dovere e alla devozione, alla sua estasi d'ardente meditazione. Fa che essa sieda di nuovo calma, senza avidità, senza lotta, pura,
ancora una volta sul suo nobile scranno e podio, maestra di tutte le nazioni.